Non possiamo permetterci un'altra estate di fuoco come quella passata, che ha ridotto in cenere 4.000 ettari di boschi sul Carso italiano e sloveno. Vigili del fuoco, forze dell'ordine, rete ferroviaria italiana, protezione civile e soprintendenza al paesaggio stanno facendo tesoro di quanto successo per ridurre al minimo il rischio incendi, in primis tenendo sotto controllo le eventuali scintille dei freni dei treni. Rete ferroviaria italiana evidentemente è un partner, un player strategico in questo ambito, sta svolgendo un'opera efficacissima sia praticamente nella azione relativa al taglio della vegetazione nell'area del sedime ferroviario e anche nella costruzione di ulteriori muretti tagliafuoco che sono considerati fondamentali per poter nei punti di massima pericolosità mitigare non tanto l'innesco ma la propagazione degli incendi. Le forze dell'ordine sono impegnate in chiave antipiromani. L'andamento climatico per ora aiuta rispetto alla siccità estrema di un anno fa, ma questo non basta. Dai primi di giugno è finito il corso di formazione con l'assunzione di una sessantina di guardie forestali che sono state destinate in tutte le stazioni forestali e quindi hanno implementato l'organico quasi del 50% rispetto alla situazione del 2022. Prevenire significa anche sensibilizzare la popolazione a partire dalle scuole. Nella provincia di Gorizia è stato avviato il progetto Carso non Arso, dove è stata avviata un'attività di sensibilizzazione presso le scuole e istituti scolastici superiori, dove sono state illustrate le misure di prevenzione, soprattutto antincendio boschivo, che se ne devono essere adottate. In questo caso prevenire è meglio che curare.